Benvenuti alla prima puntata di questo nuovo format targato Rossini TV in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini e con San Italia per il territorio. In ogni puntata conosceremo i maestri professori dell'orchestra e lo faremo raccontando il loro vissuto artistico ma andando anche ad anticipare quelli che saranno i bellissimi concerti della stagione 2023-2024. Allora do il benvenuto questa sera ai maestri professori Enrico Barchetta. Benvenuto. Grazie. Grazie. Grazie mille e Noris Borgogelli, benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui. Allora, Enrico, eh, tu ricopri un ruolo molto delicato che è quello del primo ecco. corno dal 2008 e, ah, e vivi a Pesaro, ma forse eh, diciamo sei approdato da qui eh, dopo diverse lunghe esperienze artistiche. Sì, finalmente sono approdato eh sì. a Pesaro, chiaramente come tutti i musicisti abbiamo un percorso artistico variegato. Ho lavorato moltissimo in Veneto i primi anni nell'Orchestra del Teatro Olimpico, ora è diventata un'orchestra giovanile. Fortunatamente sono arrivato in questo bellissimo ambiente, che è straordinario perché per me è una famiglia. Eh, ho eh, un passato di eh, concertismo nell'Orchestra del Teatro Olimpico e rapporti, specialmente i primi anni, con il Teatro La Fenice e il Teatro San Carlo e mi sono fatto le ossa perché chiaramente ho fatto anche l'assistente del primo corno, secondo corno, ecco ho dedicato diciamo, questo ventennio eh, a questo tipo di, di lavoro, sia le opere liriche nei teatri che la concertistica. Ora arrivati alla Sinfonica Rossini e fare un Rossini Opera Festival con il bel canto, questo è il mio mondo, cioè, da qui non mi muoverò più. Benissimo! Perché, <ride> Ti trovi molto Pesaro. bene. Qua. Io mi sono stabilizzato anche a livello familiare, mi sono eh. sposato Perfetto. recentemente con una cantante russa. Quindi adesso non ti muovi più, stai qui con non noi. Non mi muovo più perché <ride> Sinfonia Sinfonica Rossini è straordinaria. Stai ancora in piazza? Certamente, sei in piazza, <ride> eh, la è proprio popolo. centralissimo. Andiamo a raccontare il primo concerto, eh, quello che diciamo, lancia il debutto della, di questa nuova stagione. Si terrà il 9 dicembre ed è sulle note del balletto della Bella Addormentata. Un titolo che chiaramente ci riporta al mondo fantastico delle favole ma al mondo fantastico anche della Disney. Assolutamente, allora, tutti da bambini abbiamo visto queste favole. Eh. Io non mi vergogno a dire che non era la mia favola preferita perché io amavo Pinocchio, il gatto con gli stivali, ma comunque questo balletto eh, è straordinario, ci sono un sacco di fate, eh, chiaramente nella versione eh, letterale c'è qualche fata in meno, perché ci sono le tre fate e la, la fata cattiva, calaboste, la caro boss, che, che tu ovviamente certo. arrai. Eh, bisogna fare ordine sulla storia perché viene molto da lontano, addirittura era stata creata da un governatore eh, ad Avellino. Poi eh, Disney ha scelto, c'è cioè anche quella versione di Fratelli Grimm ha scelto quella di Perrault che è quella francese. E chiaramente Disney sceglie la versione di Perrault, cioè quella francese, è, diciamo la più autentica. E è importante sapere anche che questa Fa parte di una raccolta eh, che è Mamma Merlois, I racconti di Mamma Oca, verranno successivamente musicati anche da Maurice Ravel, e inserirà La Bella Addormentata come primo numero delle cinque danze, perché è un pezzo per pianoforte a quattro mani. Incantevole! Incantevole! Assolutamente <ride> sì, ci riporta a quel mondo della, della fiaba. Chiaramente, questa fiaba è la fiaba per Antonomasia perché. C'era una volta un regno incantato, un re, una regina. E, cioè, è incredibile, no? cioè, nell'immaginario dei bambini, questa favola è eh, immaginifica. Poi eh, arrivare in un teatro, vedere un balletto, i costumi, ci riporta a un mondo veramente incantato. Poi fortunatamente è a lieto fine. E allora, grazie Enrico, e adesso un piccolo intermezzo musicale. Mm -hmm. Noris, sì. leggendo il tuo curriculum vedo che in orchestra sei prima viola sì. e direttore per la formazione, sì. però io ho saputo anche altre cose di te mm. perché sei direttore d'orchestra, sì. arpista, sì. hai un passato come cantante e anche come attore, sì. insomma sei un artista tutto tondo. E anche regista. Anche De regista. <ride> insomma il teatro è la mia seconda casa praticamente, il posto, dico sempre così, il posto dove mi trovo più a mio agio dopo casa mia è un teatro e quindi sono felice di, di fare tutte queste cose, magari alcune le ho lasciate un po' indietro perché ci sono 24 ore in un giorno. Quindi che dire, non vediamo l'ora di ripartire per la stagione 23-24 e c'è un, una proposta molto variegata come sempre, sì. è una, un tratto un po', un po' distintivo della nostra direzione e quindi avremo concerti appunto i, dai grandi classici alle contaminazioni alle cose cameristiche alle cose soprattutto per le scuole eh, sono quest'anno il 24 sono 16 anni che facciamo la scuola va a teatro sapete quanti bambini e ragazzi sono venuti in 16 anni a teatro? no e qui, e, io non lo so ha aiutato forse tantissimi so, comunque 10.000 ecco, diciamo, sì. diamo un numero così Di più. E poi noi ci avviciniamo anche a questo periodo del Natale sì. che è una festa che abbraccia un po' no? tutto il mondo. Sì, Nel programma, certo. come hai detto te, ci sono eh, tantissime attività per festeggiare il Natale, sì. il coro, il corpo certo, di infatti, ballo certo, certo, l'orchestra. Cioè il, il Coro Mate di Bologna, il gruppo Danza Oggi, ci sarà Giulia Bellucci che sarà la voce narrante che farà da Tredi Union, no? da filo conduttore pardon, no? De, di tutti questi brani. nella seconda parte. Enrico ha parlato della prima parte con questa suite dalla bella donna, è tutto. No? la suite del la bella addormentata e poi ci saranno brani alcuni strafamosi come per esempio, non so, l'Alleluia dal Messia di Handel, eh, Franz Gruber, Stille Nacht eh, Vivaldi Il Gloria Mendelssohn, le colleghe non Rutter, Gabriel Fauré il Cantique de Jean oh. Racine uno dei, uno dei cori più, ha scritto a neanche vent'anni uno dei cori più <ride> commoventi, ho avuto la fortuna di, di orchestrarlo, di suonarlo 30 anni fa e rimasi forgorato anche per la, la traduzione francese che ha fatto Racine, come francese, eh, da questo mattutino no? in latino, insomma, è una preghiera. E ci sarà anche appunto di Mendelssohn un, un, un salmo, molto uno dei, dei brani che considerava lo stesso Mendelssohn di brani di lettura sacra che ha scritto fra, fra i più, più riusciti, il migliore che forse abbia scritto. E una cosa molto importante da sottolineare sì. è che in questo evento, in questo concerto, c'è anche una parte importante che riguarda la beneficenza. Ecco. Infatti una parte dell'incasso di questo concerto eh, verrà devoluta alla Caritas di Pesaro per un progetto molto importante che si chiama Abbraccia un bambino all'interno all di questo programma più ampio di ad adozione di vicinanza. Quindi eh, questo progetto nasce nel 2013 e si pone appunto come finalità il sostegno dei bambini presenti nelle famiglie del nostro territorio Colpite soprattutto dalla precarietà economica, ci sono tante famiglie in sofferenza. Esatto. Grazie a questo contributo erogato il bambino potrà vivere momenti e spazi di normalità, eh, come appunto la possibilità di svolgere attività sportiva o coltivare una propria passione, perché no quella musicale, va certo. a partecipare a una gita scolastica, della scuola. Quindi è prevista la figura di un tutore volontario che, insieme alla gestione di questa quota che viene appunto assegnata a beneficio del minore, eh, attiva anche una prossimità relazionale con la famiglia no? per accompagnarla e sostenerla, perché c'è anche il rischio che queste famiglie poi vengano isolate ed emarcinate. Quindi è un progetto molto importante e si realizza appunto. Donando, no? donando quello che uno vuole esatto. no? per questo progetto di solitarietà di adozione di vicinanza non solo adozione a distanza, a distanza di vicinanza di Questa è una cosa molto importante. Esatto, Allora, esatto. abbiamo un motivo in più per andare a vedere questo concerto di Natale, che vi ripeto, sarà il 9 dicembre. Apriamo così la stagione dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Vi ricordiamo che i biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Rossini che è aperto dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30 giorni dello spettacolo con orario dalle 10 alle 13 dalle 17 in poi fino all'inizio del concerto chiaramente i prezzi dei biglietti sono assolutamente abbordabili perché vanno dai 5 ai 15 euro e li potrete acquistare anche su vivaticket.it e allora grazie ai nostri ospiti e per concludere un altro piccolo assaggio di quello che ascolteremo il 9 dicembre mm -hmm. resto a teatro.